Bentornato nel mio canale. Oggi è giovedì 18 novembre 2021, spero che tu e la tua famiglia siate felici. E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Nuvoloni sul fronte del cuore. Giornata no sul fronte del cuore, ad annunciarlo il bisticcio tra il vostro inquilino Marte, appassionato sì ma anche battagliero, e la coppia Luna-Urano all'opposizione, pronta a scardinare tutto se le scatta la mosca al naso. Occhio perciò a non esagerare, se superate la linea rossa con la solita possessività il partner è pronto a darvi il ben servito, meglio rinculare finché si può. A complicare le cose il lavoro di ripristino in quartiere o direttamente nel vostro palazzo, rumore infernale di macerie e martelli pneumatici, bello rifarsi casa con il bonus 110%, gratuitamente o quasi, ma che film dell'orrore per il sistema nervoso. Meno uscite con il meteo inclemente e seratine in tuta con aria annoiata, si fa presto a perdere la voglia, trasformandola in fastidio, ancora un passo e sarete cane e gatto. Giù anche il fisico, tra insonnia, emicrania e mal di schiena vi sentite uno straccio. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Possibilità di smarrire oggetti preziosi e utili, attenti a chiavi, portafogli, borsellini e cellulari. Controllate i vostri impianti di antifurto. Le cose esteticamente belle cattureranno la tua attenzione. Oggi sarai particolarmente intuitivo. Oggi tenderete a chiudervi in voi stessi rischiando di compromettere il dialogo tra voi e gli amici, i colleghi, il vostro partner. Il vostro mondo fatto di sogni e voli pindarici va bene, ma occorre aprirsi agli altri, sempre. Qualsiasi problema in amore è risolvibile, basta affrontarlo dal lato giusto piuttosto che da quello tagliente. La luna oggi potrebbe creare interferenze e un diffuso nervosismo, non lasciate che questo disagio prenda il sopravvento sulla positività che Giove vi offre. Giove aiuterà alcuni concedendo la fortuna, quindi sarà bene almeno tentare qualche gioco, sempre moderatamente. Forse oggi potreste essere baciati dalla fortuna e risolvere qualche piccolo problema. Se vivete una situazione sentimentale incerta non è questo il momento di insistere. Cercate piuttosto di prendervi il tempo giusto per capire se vale la pena continuare. Cercate di non strafare come state facendo da qualche tempo, soprattutto regolate la vostra carica di pessimismo cercando di produrre risultati concreti piuttosto che sognare ad occhi aperti. Gli amori segreti potrebbero venire alla luce, Mercurio e Marte non sono proprio dalla parte vostra. C'è molta armonia in famiglia e i rapporti personali non sono mai stati così forti. Possibilità di incontri soddisfacenti in campo sentimentale. Il transito stimola la vostra vitalità, vi fa lavorare sodo e con ottimi risultati. Non preoccupatevi di quanto possa essere incisiva una vostra decisione sul lavoro o sulla vita di qualcun altro. Continuano gli ottimi influssi celesti per voi e fanno di quest'autunno 2021, una stagione indimenticabile, un autunno tutto d'oro. Baciati dall'azione fortunata di diversi pianeti, camminate su una strada dove i contrasti si attutiscono e le vostre capacità umane, tecniche, mentali vengono messe in luce. Sappiate riconoscere dov'è la vostra vera fortuna, non certo nell'acquisto dei biglietti della lotteria, né nell'ottenere guadagni facili. È più percepibile da voi che la vostra vera fortuna si trovi nella buona salute e nelle condizioni familiari, affettive e materiali che non vi danno alcuna preoccupazione. Luna in opposizione per quanto riguarda l'amore. Tutto verrà messo in discussione, ma potrete presto togliervi grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è favorevole, ma presto i problemi saranno superati. Avrai bisogno di concentrare tutte le tue capacità sul lavoro, anche se gli sforzi supplementari potrebbero rivoltarsi contro di te. Il tuo carico di lavoro è ancora piuttosto abbondante, e questo potrebbe mettere in imbarazzo i tuoi colleghi, anche se ne hai terminato una buona parte.
Non preoccuparti dei ritmi degli altri e concentrati su quello che c'è da fare. Lasciate che siano le persone che vi sono vicino a fare un primo passo verso di voi, ma non perché non possiate farlo voi, ma perché in questo modo, capirete quando saranno pronte per affrontare certi discorsi. In questo modo eviterete di certo discussioni, fraintendimenti e altre menate, che non avete nemmeno la forza, e la voglia, di sopportare. Cercate di mordervi la lingua, se non riuscirete ad attendere. Giornata no, sotto tiro con Marte battagliero nel segno, sotto tiro della coppia Luna-Urano all'opposizione, vessata a sua volta da Saturno in quadratura che penalizza enormemente anche voi. Nel mirino casa e famiglia, ma anche il rapporto con voi stessi e il peso del passato che torna a soverchiarvi. Amore ed Eros. Due punti rimpianto per una storia che siete stati voi stessi a chiudere, forse per gelosia, forse per un'impennata d'orgoglio. Inutile indagare sui social cercando di sapere qualcosa dell'ex, sparito, probabilmente si è rifatto una vita con qualcun altro. Atmosfera tesa per le coppie che convivono da poco e che mettono reciprocamente in luce non le virtù ma i difetti. Cercate sempre di essere il più romantici che potete, anche se non siete dell'umore adatto, perché sarete ricompensati verso metà settimana e lo sforzo non sarà stato vano. Venere nel segno amico del Capricorno continua la sua azione positiva e vi apre a vivere gli amori in modo esplosivo. Sappiate dare un freno ai vostri slanci sempre così esuberanti da un punto di vista della passione. Lavoro e denaro. Due punti tutto a rilento, specie se avete un'attività in proprio che con l'aumento dei costi delle materie prime stenta a decollare. Di tutte le parole trionfalistiche strombazzate al telegiornale a voi se ne attaglia nemmeno un quarto, il resto si vedrà. Forte il rimpianto per una scelta anni fa possibile ma ora sconsigliata, chi ha tempo non aspetti tempo sentenzia il proverbio, e ha ragione. In qualche caso dovrete condurre manovre segrete per fare in modo che i vostri piani vadano a buon fine. Le stelle consigliano agire sempre con la massima prudenza. Siete sostenuti alla grande dal pianeta della liquidità che è Nettuno e questo vi può suggerire di essere più di manica larga negli acquisti, specie se siete nati tra 9 e 12 novembre. Un segno così attento e percettivo come il vostro non si fa certo ingannare da acquisti on. Linee che possano contenere elementi di raggiro. Non certo a caso proprio nel vostro segno, lo Scorpione, è celebrato il corpo celeste dell'attenzione alla realtà, ovvero Mercurio. Benessere. Due punti un coacervo di malucci e malanni, vi sentite un ospedale ambulante tra mal di schiena, stanchezza, tremori, nervosismo. È l'insonnia che non vi fa dormire di notte e poi sonnecchiare di giorno. Attenti anche a come praticate gli esercizi raccomandati dagli esperti per non anchilosarvi o mettere su peso. Troppo poco non va, ma troppo nemmeno, esagerare in ogni caso non vi fa buon gioco, anzi, rischia di stressare la colonna. L'allineamento planetario di oggi avvantaggia la comunicazione in quasi ogni aspetto della tua vita. La chiave è capire il principio dell'amore fraterno. Se cerchi di capire, piuttosto che essere compreso, sarai notevolmente assistito da questo transito. Per lei, trattative complicate in parte da lungaggini burocratiche, che non vi facilitano di certo la vita, in parte dal vostro caratterino battagliero, l'interlocutore imprevedibile vi fa impazzire, ma alzando il tono di voce rischiate di mandare tutto a carte 48. Per lui, mal di stomaco, di testa, di spalle, tutti sintetizzabili in una sola parola, mal di noia. Pensateci su e reagite, cercando soluzioni alternative. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 4. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.